Allora, stiamo pubblicando Vite Bugiarde, sì, il tuo nuovo romanzo, che segue un formidabile romanzo pubblicato nel 2005 che si intitolava L'incontro, e che con l'incontro, questo nuovo si intitola Vite Bugiarde, ripeto, che con l'incontro ha qualcosa a che fare. In comune hanno i due libri un impianto suspense, diciamo così, che io sia, come è stato nel caso del primo libro, sia in questo secondo, la uso come griglia la suspense sotto, non è la cosa principale, serve un po' al lettore a spingerlo ad essere curioso di andare avanti, di vedere che cosa è successo, che cosa sta per succedere e come finirà, questo è un elementare, però non è il vero senso del libro. Questo serve un po' come tirante, certo. In realtà è un ritratto che sto facendo, che ho fatto di una donna, di una giovane donna che riviene di improvviso alla vita dopo aver avuto un incidente misterioso, di cui lei neanche ricorda bene le origini di questo incidente, e lei ha questo risveglio alla vita, ritorna nella vita normale, non sa quanto tempo è passato, ma la madre, vive con la madre, gli dice che è passato del tempo. E quindi lei si trova a dover ricominciare un po' un suo passato, a costruirsi un passato con la coscienza di costruirsi un passato, pur avendo nella mente, nel cervello, nel cuore dei brandelli della sua vita reale che ha vissuto e che ricorda malapena, ma noi piano piano scopriamo che non è che lei veramente non ricorda, che lei non vuole ricordare, lei vuole dimenticare qualcosa di tremendo che è successo a lei e che è stata all'origine del suo incidente. Penso nella tua letteratura, Vincenzo, le cose che tu racconti sono interessanti proprio perché sembrano rivelare qualcosa dei protagonisti, ma poi in effetti hanno un doppio fondo, cioè rivelano alla storia altre circostanze, altre situazioni. E infatti io credo che la storia in un romanzo è sempre un pretesto, la storia in un film è sempre un pretesto, le storie sono delle griglie per divagare e dire altro, perché la storia in sé, come quanto interessante possa essere, non è esaustiva, uno poi legge le pagine, legge le parole, sente gli odori, le luci, il tempo che passa, i sentimenti, tutte queste cose qua che sono la parte più importante, quindi questa serve come griglia. E in realtà io voglio semplicemente prendere un personaggio di oggi che è calato in un mondo metropolitano, enorme, di palazzi anonimi, di grattacieli anonimi, di metropoli, con le mitologie metropolitane, lei si perde là dentro in cerca di un brandello di vita, di un proprio passato, cercando anche un futuro, allora si muove e si perde in queste zone. A caccia di chi? Dell'uomo che lei ha amato prima dell'incidente, di cui ha solo delle tracce fotografiche, delle memorie, ha delle lettere, ha delle cose scritte, dei piccoli ricordi che non riesce però a mettere insieme, e quindi piano piano mette insieme e viene fuori, emerge esattamente questa figura di uomo importante per lei, che lei ha molto amato e che l'ha fatto talmente soffrire che lei ha avuto questo incidente, quindi ha rimosso semplicemente come se si fosse spenta la luce, e quindi adesso lei va a caccia di quest'uomo ed è un viaggio in queste zone che è il ventre molle dell'Italia, quella in cui sembra che non succeda nulla, succede tutto, e nell'anonimato più assoluto, assurdo, in mezzo alle folle, si perde a caccia di questo amore, e alla fine, diciamolo la verità, è una grande storia d'amore, perché è proprio grande con la G maiuscola, una grande storia d'amore di una donna, una ragazza, una giovane donna, diciamo, che sente che ha rischiato di morire e che vuole vivere. Però quello che gli si offre per vivere non è bello, non gli piace, ma lei comunque cerca il bello, comunque cerca di... si innamora perdutamente della persona più lontana da lei, della persona più antagonista a lei, di una persona che forse non merita tutto questo suo amore, ma lei si dà totalmente perché lei vuole strappare un po' d'amore in questa vita difficile, perché non vuole buttarsi via completamente. Grazie.